Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. All'Arena del Sole dal 19 al 24 novembre Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate di Davide Carnevali, tratto da García Lorca, Calderon della Barca e Shakespeare. Al Teatro ITC di San Lazzaro il 22 novembre Wojciech, A guardarci dentro gira la testa, di Buchner con Andrea Lupo, Giovanni Di Spenza, Camilla Ferrari, Michela Lopreiato. Adattamento e regia Andrea Lupo e Giovanni Di Spenza. Al Teatro Betti di Casalecchio il 22 novembre Radio Clandestina di e con Ascanio Celestino, scritto con Alessandro Portelli. Al Teatro Celebrazioni il 22 e 23 novembre La menzogna di Florian Zeller con Serena Autieri e Paolo Calabresi, regia di Pietro Maccarinelli. Prima Fila Magazine. Oggi parliamo del Baby Buffet, il programma del Bologna Festival dedicato ai più piccoli da 13 anni, siamo alla 13ª edizione. Maddalena Dalisca, quali sono le cose interessanti di questa nuova edizione di un programma che ha un'importanza educativa fondamentale, oserei dire? Beh, noi facciamo la nostra parte per quello che crediamo essere culturalmente importante, cioè quello di portare i bimbi ad apprezzare anche la musica classica. È un linguaggio che va insegnato, un linguaggio che va imparato dai bimbi, e lo si fa soltanto proponendo degli ascolti. Spesso in famiglia non succede perché manca un'educazione musicale anche alle spalle della stessa famiglia, e ci auguriamo che con questa proposta del Baby Buffet, che è una proposta anche di divertimento, un diversivo per la famiglia, che non è solo un mero concerto dove magari i piccoli si possono annoiare, ma c'è una narrazione, una storia, uno spettacolo, scenografia, costumi, insomma sono spettacoli molto coinvolgenti, e con questo ci auguriamo che intanto entri questo linguaggio difficile nella conoscenza dei piccoli. La proposta è in 5 produzioni nuove quest'anno. La prima è Leonardo, sul mondo di Leonardo, ispirata a un libro che ha avuto molto successo della Rizzoli, dove osiamo proporre musica del Cinquecento, la musica ascoltata da Leonardo. Il secondo spettacolo è, dopo il successo dell'anno scorso con lo Schiaccianoci, ancora nel segno del balletto e di Tchaikovsky, La Bella Addormentata. Il terzo spettacolo è dedicato a Beethoven, perché nel 2020 ci sarà l'anniversario beethoveniano al pianoforte e con la compagnia Fantateatro presso il Teatro dell'Antoniano. Poi seguirà l'appuntamento con l'opera al Teatro Comunale, la Cenerentola. È una produzione del Teatro Comunale dedicata al Bologna Festival, e siamo molto grati al Teatro e al Sovrintendente Macciardi di averci concesso questo onore. E per chiudere alla Fondazione Golinelli con Il Pierino e il Lupo, questa produzione con un'orchestra molto molto speciale, un'orchestra di bambini under 13. Prima Fila Magazine. Oggi andiamo all'Arena del Sole per un nuovo spettacolo intitolato Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate, dal 19 al 24 novembre. Ne parliamo con l'autore, Davide Carnevali. Che cos'è questo spettacolo? Perché hai mischiato Lorca e Shakespeare, cosa hanno in comune? Beh, innanzitutto è uno spettacolo di teatro partecipato in cui quindi il pubblico ha un ruolo fondamentale e sarà chiamato a fare delle cose durante lo spettacolo, delle cose molto divertenti e delle cose non complicate ovviamente. Ma cosa hanno in comune? In questi due testi di Federico García Lorca che io riprendo, che sono Il pubblico e La commedia sin titulo, Lorca lavora su Shakespeare, prende dei personaggi delle opere di Shakespeare e li inserisce all'interno del suo dispositivo metateatrale, perché Lorca, come spesso succede tra gli artisti di teatro che hanno a che fare con le avanguardie di inizio Novecento, si interroga appunto sulla costruzione stessa dello spettacolo, quindi attinge alla tradizione teatrale, in questo caso attinge a Shakespeare, porta all'interno delle sue opere Romeo e Giulietta, porta all'interno delle sue opere i personaggi del Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Tu hai parlato di metateatro, il teatro che si spiega, che si racconta in qualche modo delle avanguardie dei primi del Novecento. È passato un secolo, però insomma siamo ancora con delle idee che appaiono ancora fresche.
Sì, è passato un secolo in realtà questo gioco del teatro nel teatro, cioè di spiegare il teatro, di raccontare come si fa il teatro all'interno stesso del teatro, non si è mai perso, però penso che sia più che mai attuale farlo adesso, perché ci serve per spiegare come noi ci costruiamo un'idea di realtà, come noi siamo soggetti a narrazioni della realtà, quindi alla creazione di immagini della realtà, di storie che spostano il nostro punto di vista sulla verità delle cose, no? Se noi pensiamo alla politica, la politica è una costruzione, utilizza costantemente queste tecniche narrative di costruzione di un racconto per far arrivare alle persone una certa immagine o un'altra immagine di un fatto reale, no? Quindi andare a capire come si costruiscono questi racconti e qual è il rapporto tra un fatto reale e la sua trasposizione in parole o in immagini è una cosa, secondo me, molto importante e molto urgente da fare. Detta così, è come dire che le destre dopo tanto tempo hanno imparato a raccontare. Le destre hanno imparato, le sinistre lo hanno fatto, cioè la narrazione politica, soprattutto negli ultimi, dal Novecento in poi, si è servita di questi dispositivi narrativi, e in questo momento stiamo in una situazione molto simile per certi punti di vista a quella di 100 anni fa. Beh, detta così anche questa non sembra particolarmente promettente. Il pubblico che partecipa, chi verrà a vedere lo spettacolo, si deve preoccupare? No, se il pubblico che viene a vedere lo spettacolo viene a divertirsi e imparare divertendosi. Ma imparare nel senso non a essere indottrinato, imparare a usare il proprio spirito critico, a usare la propria intelligenza. Ci sono molti modi molto divertenti di usare la propria intelligenza, di costruire insieme agli attori una riflessione, però in generale questo è uno spettacolo divertente. Allora l'appuntamento con Lorca Sogna Shakespeare in una notte di mezz'estate all'Arena del Sole dal 19 al 24 novembre, grazie all'autore, dramaturg, va bene dramaturg? Va bene autore, regista, dramaturg, tutto, creatore dello spettacolo, soprattutto grazie agli attori che lo fanno, che sono Simone Francia, Michele Dell'Utri e Maria Vittoria Scarlattei. E grazie appunto all'autore Davide Carnevali.